Questo è il numero dell'assessore guida, se è il segnato, privato, di chiamarlo quando volete. La passo per fortuna agli asterischi. Basta mettere tanti puntini, quindi si accorgono. Esatto. Magari non serviva. Bene, mentre l'assessore continua a cercare il sito, che adesso arriverà, io sono molto contento di questo lavoro che abbiamo deciso di fare sin da subito. L'idea è proprio quella che richiamava l'assessore Guida, che ringrazio per essersi occupato di questa vicenda sin dal primo giorno del nostro mandato, e cioè quella di aumentare la possibilità per i cittadini di entrare in contatto con la nostra amministrazione, di rendere il sito più snello, più agibile e soprattutto di fornirci e di dotarci di strumenti che in particolare nella platea dei ragazzi possono essere utili, penso appunto alle pagine social come Facebook, come Twitter, eccetera. Ringrazio la struttura che ha lavorato a questo prodotto, il dirigente Deime e con lei tutti gli uffici che hanno collaborato. Crediamo di aver realizzato un prodotto di qualità utile a un nuovo rapporto e relazione appunto con la città. E questo è quello che abbiamo immaginato per noi e per la città. Assessore? Allora, sì, questa cosa del sito è un po' così. Arrivo. Allora, sono due filoni, appunto, c'è un cambio di grafica, c'è un cambio, in realtà ci sarà anche un cambio della riorganizzazione generale dei contenuti. Chiaramente siamo nella versione beta, sarà via via sviluppato, ma la logica cambia. Da magazzino dove scaricare le informazioni da parte degli uffici diventerà il punto di vista del sito e quindi anche dei social, sarà quello appunto che viene definito user oriented e sarebbe appunto centralizzato appunto sul cittadino. Il cittadino, una volta finito sul nostro sito, troverà una sorta di cassetta degli attrezzi per poter accedere in maniera semplice ai vari servizi, poterlo fare anche implementando i servizi online, così evitando le code agli sportelli, lo potrà fare in maniera più intuitiva attraverso anche un nuovo sistema di ricerca. Vi farei vedere appunto alcune delle sezioni e della logica che sta alla base di questa nuova versione del sito. Potete vedere appunto, li vedremo poi dopo in testa, i social che verranno attivati. Avremo tre notizie in evidenza, le notizie appunto più principali rispetto a quelle presenti. C'è una distinzione nuova tra notizie ed eventi. Avete visto fin da subito un'attenzione particolare agli eventi in città, che secondo noi meritano una vetrina particolare, che saranno distinte da quelle che sono le notizie più appunto di, magari può essere il bando, il pagamento di una tassa o appunto, come vedete, l'ospedale unico o accordi di vario tipo, ma con una distinzione con gli eventi. Gli eventi avranno delle indicazioni chiare per poter partecipare. Spesso abbiamo sentito dire: ah, mi sarebbe piaciuto partecipare a questo evento ma non era a coscienza. Attraverso il sito, che avrà appunto questi eventi in maniera messi ancora più in evidenza, e attraverso un calendario che permetterà di vedere anche quelli futuri. Sapete che appunto abbiamo attivato un bando sul 2016 che ci permetterà una programmazione sugli eventi di tutto l'anno, così che appunto sarà possibile poterli leggere, poterli visitare. Avremo anche una novità, che è quella della newsletter. La newsletter, che sarà appunto dove i cittadini potranno scegliere anche quali informazioni conoscere. Se appunto sono un genitore che ha i miei figli a scuola, potrò scegliere di avere la newsletter tematica scolastica, così da essere informato costantemente e direttamente, quindi senza dover andare sul sito, ma saranno quelle informazioni a raggiungere il cittadino. Quindi sviluppandolo sarà sviluppato appunto sulle tematiche con una logica molto moderna e attuale. Proseguendo, sono cambiate appunto anche le aree tematiche, le abbiamo ridotte, le abbiamo rese più intellegibili, appunto anche in questo caso il punto di vista è quello centrale del cittadino.
i demografici che banalmente possono sembrare appunto servizi chiari, a volte diventano difficili, quindi chiamare ad esempio anagrafe rende anche appunto per il cittadino più semplice poter accedere. Le possibilità di ingresso ai servizi sono diverse, proprio perché appunto sarà il cittadino in qualche modo anche a personalizzare il proprio percorso, lo potrà fare dalla home page attraverso le aree tematiche, che tra l'altro con dei loghi che richiamano anche appunto ciò di cui stiamo parlando e che come vedete nelle notizie vengono richiamate, quindi cercando di anche a livello di immagine rendere più semplice la navigazione, lo farà appunto, lo potrà fare come avete visto all'inizio attraverso anche la sezione dedicata che trovate appunto qui in alto con le varie aree tematiche. Abbiamo anche appunto stiamo facendo un investimento attraverso appunto anche l'assessore Pompeo su quello che è il turismo e su quella che è l'attenzione di questa città che merita, lo stiamo vedendo, di essere valorizzata ed essere anche scoperta da chi moncalierese non è. Avremo una sezione particolare turistica, che anche in questo caso verrà implementata con il lavoro che stiamo svolgendo con gli uffici, e anche in questo caso, come potete vedere, la logica non è quella di dare informazioni generiche, ma di permettere di avere servizi precisi, no? Sono molto semplici, come arrivare, cosa fare, dove mangiare, dove dormire, la storia, avere una foto di quella che è le possibilità turistiche presenti appunto nella nostra città, con itinerari che appunto stiamo costruendo, ad esempio con come arrivare avremo tutte le possibilità di trasporto possibili per il nostro per arrivare appunto a Moncalieri, con la logica appunto che sarà quello proprio di creare un portale del turismo. Tornando indietro, andrei appunto anche a vedere la newsletter invece di cui vi parlavo, attraverso appunto la compilazione di semplici campi, nome, cognome, email, che appunto creerà appunto un username e una password, si potrà accedere a quelle che saranno newsletter, questo come vedete verrà appunto implementata, come vi dicevo, attraverso aree tematiche. Anche in questo caso la costruzione di quelle che saranno usate sarà anche in questo caso molto immediata, molto attraverso la definizione di immagine, attraverso infografica, attraverso accessi diretti del cittadino. Andrei a vedere un esempio di area tematica, qui appunto c'è un'altra possibilità di accesso, verremo appunto, poi aggiorneremo la versione dell'area tematica attraverso foto moncagliesi che raccontino e renderemo più chiare le varie sezioni. Prenderei una sezione per vedere, prenderei ad esempio asili nido e scuola, anche in questo caso non è istruzione ma è scuola perché poi così la conosciamo. No, scuola e ad esempio sugli asili nido, allora, scusate però, avremo appunto, e questa sarà anche un po' l'idea di base quale sarà. Per ogni area tematica, ora questo è un caso particolare, ma per ogni area tematica ogni cittadino potrà ritrovare l'elenco dei contatti, dei responsabili, il numero di telefono degli uffici, cliccabile appunto da... appunto cliccabile, perché tra l'altro non mi sono dimenticato di dire una cosa, il sito cambia anche in maniera sostanziale per quanto riguarda altri strumenti, oltre che appunto la navigazione attraverso PC, appunto in logica responsive, quindi comunque da tablet e smartphone sarà accessibile, sarà quindi costruito, oggi non era così, sarà appunto visibile in maniera chiara, questo perché tra l'altro appunto in base anche a statistica almeno il 40% dei cittadini ormai accede attraverso tablet e smartphone ed è una tendenza in crescita, quindi permettere in maniera chiara di poterlo fare, di poter anche direttamente poi dal sito telefonare direttamente all'ufficio di competenza è una possibilità che si aggiunge alle altre. Vi farei vedere appunto magari anagrafe, ad esempio devo fare la carta d'identità, avrò l'elenco dei servizi, anche questa appunto la logica è per servizio al cittadino più che per magari competenze dei vari uffici di settore. Avremo tutti i servizi, avranno questo boxino che potete vedere qua, con i contatti, con i riferimenti appunto telefono, mail, fax, eccetera, i responsabili. Infatti abbiamo anche la dottoressa Deime, dell'estensione dell'anagrafe, gli orari, così da avere comunque chiaro quelli che sono appunto le possibilità, anche quindi da sportello possibili. Ci saranno, e verrà implementato,
qui vedete ancora un muro di testo, l'idea invece è quella di ridurre il più possibile, però gli schemi per tutti i servizi saranno i medesimi, così da non doversi trovare con pagine diverse, ognuna con una logica immaginata in maniera diversa dai singoli uffici, ma tutte avranno una descrizione molto breve, ancora più breve di questa che vedete. Avremo appunto a chi sono destinati questi tipi di servizi, in questo caso vabbè chiaramente tutti i cittadini, ma esistono progetti o appunto servizi destinati a alcuni cittadini, le modalità con cui fare le varie richieste o comunque accedere a questo tipo di servizio, la documentazione necessaria che sarà appunto implementata sulle varie pagine, quindi attraverso un click sarà possibile anche compilarle, i costi e modalità di pagamento qualora siano necessari e le informazioni e scadenze. Tutti i servizi avranno questo schema qui, così appunto da renderlo anche più chiaro. Abbiamo una sezione particolare, nuova, perché appunto attraverso il sito internet, oltre alle informazioni, vogliamo anche che possa essere uno strumento di, come vi dicevo all'inizio, di trasparenza, di partecipazione e ascolto. Abbiamo una sezione che abbiamo chiamato Moncalieri Aperta, che ad oggi prevede alcuni servizi. Abbiamo appunto una parte che riguarda gli open data, i dati aperti, quindi più informazioni possibili che verranno liberate dagli uffici e che saranno strumento per i cittadini per poter leggere e controllare anche, perché no, anche però suggerire nuovi elementi. Abbiamo già iniziato a farlo, il portale verrà esteso. Avremo appunto, visto che le associazioni collaborano con noi parecchio, anche la possibilità e anche una vetrina, se vogliamo, per poterle raccontare con riferimenti, numeri di telefono, siti, e per rendere anche più chiaro quelle che sono le interazioni con il comune, quindi immagino appunto la richiesta di un patrocinio piuttosto che una richiesta di contributo. Abbiamo la sezione già segnalazioni del cittadino, abbiamo già fatto una commissione, ci arriveremo a breve, un nuovo sistema di segnalazioni da parte del cittadino che potrà, in questo caso si fa riferimento dalla buca sotto casa al lampione che non funziona all'erba alta. Lo faremo attraverso l'applicazione di Comunichiamo, che sarà con un sistema integrato che permetterà qualunque tipo di segnalazione, quindi dal cittadino che viene allo sportello al numero verde che verrà attivato fino appunto alla segnalazione fatta attraverso magari i consiglieri comunali o appunto tramite con la nuova modalità, tramite applicazioni o attraverso sito internet, di poter indicare dove c'è una difficoltà, di avere una risposta con una appunto nuova modalità completamente nuova, di poter seguire quello che sarà il percorso di lavori e qua troverà la sua appunto diciamo il suo corrispettivo sul nostro sito internet. Elemento di partecipazione che invece appunto sezione da costruire insieme, la costruiremo insieme e avrà appunto una serie di strumenti per poter interagire, quindi non solo recepire quelle sono le informazioni ma costruirle insieme. Abbiamo comunque, offriremo appunto il consiglio comunale online, quindi le dirette streaming e l'implementazione di quello che sarà il servizio Wi-Fi. Questo in breve il nuovo sito, che come vedete, se appunto avete frequentato il vecchio sito, troverete appunto una serie di novità e molto più diciamo molto più semplice dal punto di vista dell'accesso. Ci sono meno informazioni in home page, ma in realtà col nuovo sistema di ricerca che vedete appunto in alto sarà più facile in realtà accedere. Oggi abbiamo una serie di informazioni in home page che poi tante informazioni di fatto vuol dire nessuna informazione, in questo modo sono riorganizzate in maniera diversa, appunto il sistema di ricerca è stato appunto migliorato così che si possa accedere in diverse modalità ma senza doversi perdere tra le pagine del sito del comune tutti i servizi per il cittadino. Ora andrei a vedere i social, che sono invece l'elemento di completa novità che abbiamo. Ora speriamo che... ok, ecco, devo fare l'accesso, quindi vedrete anche la mia mail. Prendete nota della mail dell'assessore guida, chiocciola, chiamo giusta. Ok, questa è la mia mail. Ho visto che guardavi e quindi l'ho cambiato. Carica la nuova pagina del Comune di Moncalieri, siamo in diretta, questi sono i miei amici, però li chiuderei. Questi sono gli amici dell'assessore guida.
Come lo levo? Quello. Dicono di solito cose straordinarie. Diego Sarno. Diego Sarno. Diego Sarno è... Come lo tolgo? Come lo tolgo? Vabbè, comunque, al netto delle chat... Disattiva, assessore. Vabbè, tu. Ok, molto bene. Ok, ci siamo. Come vedete, appunto, abbiamo appunto la nuova... Il nuovo canale del comune, come potete appunto immaginare, sarà più dinamico rispetto a quello che può essere ancora il sito, quindi uno strumento in più dove si potrà commentare e ricevere appunto le informazioni che verranno prese sia dal sito ma anche di altro tipo, e su questo ringrazio perché appunto stiamo anche inaugurando un nuovo progetto e vedrà appunto coinvolti alcuni ragazzi, li ringrazio, sono Nadia, Federica e Luca, che appunto seguiranno appunto tutta anche la parte social del Comune di Moncalieri. È un nuovo progetto, una nuova idea che abbiamo avuto e secondo me avrà una serie di, cioè, aiuterà appunto a quella che è la comunicazione dell'ente che appunto oggi fa un passo nuovo e per riuscire ad essere quella Moncalieri 2.0 che abbiamo in mente sarà uno strumento in più. Avremo appunto oltre che Facebook il profilo Twitter, come vi dicevo, avremo appunto una serie di, ringrazio Angelo Berton che ci ha messo mi piace in diretta alla pagina del comune. Volete mettere mi piace già. Possiamo fare, appunto sono già tutti i canali, sono già online. Così facciamo il mi piace in diretta, è uno strumento che appunto sarà utilizzeremo parecchio ed è uno strumento appunto di, per questo vi dicevo, come dicevo all'inizio, anche di ascolto, perché attraverso i commenti, attraverso quello che verranno, e soprattutto una risposta anche più immediata, nel senso che al netto di quello che vi dicevo, da una logica più chiara del sito, anche attraverso ad esempio il profilo Facebook del Comune ci saranno appunto risposte il più immediato possibile a quelle che sono le esigenze, un rindirizzamento rispetto a quelle che sono magari richieste del cittadino che a volte non sa come rapportarsi, e in realtà una scoperta anche di quelli che sono appunto gli eventi e i servizi del nostro Comune. Appunto spesso si sente dire appunto che il Comune di Moncalieri non ha un qualcosa, in realtà a volte è perché non comunicare vuol dire a volte non conoscere alcune cose, quindi in realtà sono molto contento perché è una logica di un'amministrazione che si apre alla città, quella di aprire dei canali, perché potete immaginare, ringraziamo il sindaco Paolo Montagna, perché... quindi tra l'altro invito anche a diffondere appunto il fatto di questa nuova opzione. Io appunto sono molto contento, poi se ci sono domande chiaramente sono a disposizione per rispondere, ma credo sia un'ottima opportunità, credo sia, questa non è solo diciamo, la presentazione di un nuovo sito e di una pagina social, ma io credo sia la presentazione di un nuovo percorso, un'idea di innovazione del nostro comune. Oggi ha usato l'hashtag innoviamo con le amo maiuscola, amo Moncalieri, vuol dire anche innovarla, vuol dire raccontare la sua storia, ma riportarla a quelle che sono le nuove possibilità che oggi abbiamo a disposizione. Io credo che questo voglia dire un'amministrazione che in qualche modo guarda lontano, guarda al futuro e vuole anticipare anche le nuove appunto dinamiche, le nuove tendenze. Io credo che sia uno strumento utile, credo che sia uno strumento utile e diffuso, perché poi appunto è vero, appunto le persone che appunto oggi accedono a internet sono comunque in aumento, anche quelle che non accedono comunque ne vengono a conoscenza anche attraverso chi invece ne usufruisce, quindi io credo sia un grande segnale di apertura del nostro comune, e credo sia uno strumento che sarà assolutamente molto utile e da costruire insieme e da sviluppare insieme. Io mi fermerei qua, rimango a disposizione per domande, ringrazio tutti coloro che hanno scelto e hanno dato una mano per costruire questo percorso, dal sindaco e da tutta la giunta che è stata disponibile a costruire insieme i vari pezzi, ringrazio appunto anche gli uffici che hanno seguito questo percorso, e i ragazzi, do anche il benvenuto per il percorso che faranno. Grazie, innoviamo Moncalieri. Com'è? Esatto.
quelle ormai sono di pubblico dominio. No, chiaramente informazioni utili, immagino anche scadenze, immagino nuovi servizi online che attiveremo, eventi sul territorio. Poi, come dicevo, proprio per la logica delle aree tematiche, chiaramente verrà poi differenziato in base a quelle che sono le esigenze. Immagino l'iscrizione all'asilo per quanto riguarda il tema delle scuole, la possibilità di l'attivazione di un nuovo evento sul territorio, o appunto nuovi servizi, e ciclicamente magari raccontando anche quelli che sono i servizi attraverso appunto anche, per questo dicevo, personalizzazione del percorso, nel senso anche in base a quelle che saranno le necessità appunto del cittadino, scegliere anche il cittadino quali informazioni ricevere appunto con quella differenziazione tematica, quindi informazioni che magari prese anche dal sito, informazioni diverse e nuove servizi, cioè informazioni e eventi del nostro territorio. Mi piace? No, no, dico il sito. È un modo anche per agevolare i giornalisti. La pagina è gestita, è del comune, gestita dal comune, chiaramente i commenti sono liberi, non sono chiaramente moderati al netto della policy, che vuol dire veramente insulti e cose varie, ma non credo ci saranno. L'idea però è quella appunto di costruire un'interazione, quindi potrebbe appunto la pagina, stiamo appunto definendo quello che sarà il piano editoriale, anche condividere notizie che comunque possono essere utili e anche costruite dai cittadini. L'idea è quella da consumatore, si dice da prosumer, cioè anche produttore di contenuti, una notizia interessante, prodotta da un cittadino, se è chiaramente di rilevanza pubblica, potrebbe anche essere condivisa dal nostro sito, che chiaramente appunto rimane la voce dell'amministrazione comunale. Sì, sì, no, dico, la pagina... Sì, sì. Sì, sì, è aperta a contenuti dei cittadini e potrebbe appunto essere anche con condivisione di contenuti prodotti dai cittadini.